Mentre il guardiacaccia era lontano, i bracconieri si erano introdotti nel parco del Daino Bianco e in un primo momento pareva che fossero stati sconfitti dalla volpe di Fartin. Eccola lì! Ma fu solo dopo il ritorno del guardiacaccia che gli animali furono in grado di sconfiggere il nemico una volta per sempre. Quello fu un grande giorno per il parco del Daino Bianco. Vipera! Vipera! Ti sei svegliata! Beh... Se vuoi che ti dica la verità, in fondo non ne sono sicura. Ma se così fosse, le rane commestibili non ne gioirebbero troppo, vero? Beh, questo è poco ma sicuro. Mi hai fatto venire in mente che ormai sono mesi che non mangio niente. Cerca di non metterti subito nei guai. Hai visto per caso Rospo? Ma se riesco a malapena a vedere te... La sua tana è vuota, quindi è evidente che si è svegliato. Tutti gli animali del territorio di Fartin erano ben svegli. Era arrivata la primavera e i genitori avevano un bel da fare a istruire i loro cuccioli. Adesso guarda come faccio io. Audace, smettila di comportarti così. Fai subito come ti dice tua madre, Audace. State osservando? Oh, quella sognatrice. Ma dov'è finito, Audace? È sotto il muschio, mamma. Grazie, socievole. Non si fa, birbante. Su, fammi vedere. Molto bravo, ben fatto. Bravo, ragazzo. Molto bene, socievole. Vattene. Shh, papà ci sta guardando. E questi chi sono? No, Audace! Ai piccoli, lasciala in pace. Sognatrice? Sognatrice? Sognatrice! Ho sentito tanto parlare di te dal mio compagno. Purtroppo ora è morto. Talpa? La talpa del bosco di Fartin è morto. Ci siamo conosciuti all'inizio dell'inverno. Ma ha fatto tanto freddo. E lui era vecchio. È morto. E mi ha lasciato sola. Ma questi piccoli sono suoi. È talmente morbido. Sembra muschio. Sì, allora lo chiamerò Muschio. Ma quello è Tasso. Eravamo tutti lì, tutti gli animali del bosco di Farting, tranne uno, Rospo. E indovinate che è successo. Oh, non importa, allora dove ero rimasto? Voi eravate tutti riuniti, ma mancava ancora Rospo. Ah, già, Si dispiacerà molto quando saprà che Talpa è morto. Tasso? Qualcuno mi ha chiamato? Questa è la compagna di Talpa. La compagna di Talpa?
La compagna di Talpa! Oh, oh, oh. Ecco, adesso so che va tutto bene. Come sta quel petulante diavoletto? È inutile chiederlo, guardate questi piccoli. Tasso, purtroppo Talpa non è con noi. Questo lo vedo anche da solo. Digli di venire da me il più presto possibile. Ma... Oh, ma... La compagna di Talpa, eh? E chi l'avrebbe detto? No, no! Ho sempre saputo che stava bene. Oh, santo cielo! Già, non sarà facile. Non è proprio in grado di sopportarlo, povero vecchio. Presto, al coperto! Sognatrice! Mi dispiace. Beh, veramente no. È stato un atterraggio molto morbido, essere sinceri, ti ringrazio. Così almeno imparerai a stare attenta. A cosa dobbiamo il piacere, fischietto? Vipera è appena uscita dal letargo. Bene, devo ammettere che quella strega mi è mancata. Che mi dici di Rospo? Qualcuno l'ha visto? No, è questo il problema. Si direbbe scomparso. Ehi, ma io non vivo qui. Oppure sì? Beh, amici miei, ora devo tornare a casa. Devo tornare a casa. Rospo! Devo ritornare subito allo stagno dove sono nato. Ci devo ritornare. Rospo! Dovresti sapere che il tuo vecchio stagno non esiste più da un pezzo. Devo ritornare indietro allo stagno dove sono nato. Rospo. Volpi cacciano di notte, quindi è ora di fare il riposino pomeridiano. Ma io non sono stanco. So io cosa fare, canterò per loro. Cosa? Canterò una ninna nanna per farli addormentare. Dormite, lupocchiotti, dentro la vostra tana, chiudete presto gli occhi e fate un po' di nanna. I piccoli obbedienti dormono ben contenti, anche se il sole ride. Che stai tentando di fare, donna? La vuoi farci impazzire? Riuscivo a sentirti al di là dello stagno. Sfregiato, vi stava puntando. Sfregiato? Dov'è? Dietro quei cespugli. Non vedo proprio un bel niente, ti stai inventando tutto, donnola. No, non è vero. Sono stata molto coraggiosa a venirti ad avvisare. Si sarebbe mangiato i tuoi cuccioli a cena. Smettila, donnola. Perché vuoi impaurire così i miei piccoli? Ora basta. Audace, torna subito qui. Che pensavi di poter fare anche se ci fosse stato davvero? Per fortuna non c'era. Ma è vero! Sfregiato mi stava proprio buttando! Tu che ne pensi, Gufo? E chi lo sa? Comunque, colui che è troppo audace non è mai sagace. Hai ragione. Meglio prudenti che spiacenti. Devi farmi finire! Stavo appunto per dire, beh, meglio prudenti che spiacenti. Shh. Ti sarei grata se continuassi a far la guardia.
Era proprio quello che avevo intenzione di fare. Vedo con piacere che Gufo è in gran forma. Salve, Gufo. Dormito bene? Meglio per te che il mio veleno è scarso dopo aver mangiato. Vipera è un'amica, non dobbiamo farle del male. Smettila! Audace! Vi assicuro che non vedo l'ora di ricambiare la vostra graziosa ospitalità. Vipera sono giovani, non sanno quello che fanno. Dovete sapere che una volta questa vipera mi ha salvato la vita. Oh. Ogni tanto si commettono degli errori. Vipera, hai visto Rospo? È andato a casa, nel bosco di Farting. Ero venuta a dirti proprio questo. Oh no, ma che gli è saltato in testa stavolta? Potrei provare a seguirlo e a riportarlo qui. Sarebbe meglio. Il povero vecchio Rospo non sa quello che fa, né dove va, non sa più niente. Il suo istinto sembra avere la meglio su di lui, come sempre. Io resterò qui e continuerò a tenere d'occhio i cuccioli. Siamo in grado di badare a noi stessi. Adesso sai come si è sentita Vipera. Donnola poco fa ci ha detto che Sfregiato era qui intorno. Probabilmente aveva ragione. Ingrate, cattive, brutte creature! Non mi trattano mai gentilmente, mai! E invece io sto rischiando la pelle per loro! Stupida, stupida donnola! A loro non importa niente di me, perché dovrei preoccuparmi per loro! Farei bene se li consegnassi a Sfregiato! Sì, farei proprio bene! Questo mi faciliterebbe la vita, allora perché non farlo? Oh! Ma cosa mi succede? Perché non riesco mai a essere sleale? Devo ritornare a casa. Devo ritornare subito allo stagno di Farting. Sognatrice, resta vicino agli altri. Scusami, Gufo. Rospo! Rospo! Rospetto! Devo tornare indietro. Devo tornare allo stagno di Farting. Devo tornare indietro. Devo tornare allo stagno di Farting. Non stavo mica dormendo. Mi stavo solo riposando gli occhi. Ottima giornata per spiare, vero Sfregiato? O preferisci che la chiami naturale curiosità? Direi piuttosto che non sono affari tuoi, vecchio sacco di piume. Che villano! Chiudi il becco! Chiudi il becco! Uno, due, tre... Ti ho detto di smetterla, brutta vecchia impicciona! Sognatrice! Sfregiato. Quindi quella povera donnola aveva detto la verità. Stavo proprio per andare a caccia. Pensa se avesse trovato Volpina e i cuccioli da soli. Non stare a preoccuparti. Volpina e io siamo perfettamente in grado di tenerlo a bada. Comunque, come dice un famoso vecchio saggio,
Chi ci ha provato una volta, proverà una seconda. Ma quale vecchio saggio? Parli del cervo? No! Io! Che cosa ti è successo, mio caro? La volpe di Farting e la sua compagna hanno già avuto dei cuccioli. Questo dovevamo aspettarcelo, non credi? In ogni caso non saranno mai dolci e carini come sono i nostri. Io non voglio affatto cuccioli dolci. Li voglio cattivi e molto feroci. Ma lo saranno. Devi dargli tempo. Guarda Ranger. Avranno preso tutto il tuo stupido sangue da femminuccia. E così pensi che i cuccioli di Volpina siano migliori dei miei, vero? Sì, certamente. Loro sono molto meglio. Questo voglio verificarlo personalmente. Nibbio! Nibbio! Quale di loro è Rospo? Non lo so, ma esiste un sistema per scoprirlo. Questo non è Rospo. Ne sei sicura? Oggi è il mio giorno fortunato. Cosa facciamo ora? Prendi quell'altro. Sì, è proprio lui. Attento a non dire niente, o farei cadere anche questo. Oh no. Andiamo. Sì, è il nostro amico. Rospo! Rospo! Ti senti bene? Vorrei che ci fosse qui Talpa. Sono sicuro che Rospo lo riconoscerebbe. Povero Rospo, che esperienza. Non si può sperare di vivere sempre allegri e senza nessun problema. Così come i fiori non possono durare per lunghi periodi. Gufo, sarei in grado di riconoscerti dovunque. Non vedo cosa ci sia di così divertente. Divertente o no, sono molto felice che ti abbia riconosciuto. Vuol dire che sta uscendo dalla sua trance. Che cosa ci sto facendo qui dentro? Ti tireremo fuori noi, non aver paura. Ma che sia dannato se capisco come. Potrei portarlo in alto verso il cielo e poi lasciarlo cadere, come ho fatto con quell'altro. No, esiste un solo animale in grado di aprire un barattolo del genere, ed è l'animale uomo. Oh no, non mi fido di lui. Oh! Ci vediamo là, fischietto. Andiamo, lepre. Che cosa succede? Stai lontana dai miei piccoli. Parli come se volessi avere qualcosa a che fare con quella tua volgare ciurmaglia. Che sei venuta a fare nel territorio di Farting? Non oseresti insultare i miei cuccioli se il mio compagno fosse qui. Certo, però ora lui non c'è. E per tua fortuna, non c'è neppure il mio. Mi stai per caso minacciando? Che genere di madre lascia i propri figli incustoditi? Una madre che ha degli amici. E dove sono i tuoi cuccioli? Prima o poi avrai dei guai con quel giovanotto.
Caro battagliero audace, è proprio vero che hai più coraggio che prudenza. Cosa c'è di bello qui dentro, se posso chiederlo? Un rospo. Questo lo vedo anch'io. Ma che cosa ci fa qui? Non riusciamo a tirarlo fuori dal barattolo. Oh no, non dirmi che sei uno degli animali del bosco di Farthing, vero? Suppongo che vuoi che vada a chiamare il guardiacaccia. Questo di solito lo fa arrivare di corsa. Capisco. Dunque, hai trovato qualcosa di gustoso da mangiare, eh? Bene, vediamo che cosa si può fare. Oh, santo cielo! Non osare, gatto! Lui è un mio amico! Non ci posso credere. Finalmente libero. Scusami, ma secondo te come faremo a tenere qui il rospo? Ottima domanda. Se facciamo presto possiamo chiederglielo. Allora, cosa ne dici, rospo? Non ti sta neppure a sentire. Rospo, come possiamo impedirti di lasciare il parco? Eccola laggiù. È la più bella creatura che abbiate visto mai. Beh, ognuno ama il suo simile, suppongo. Sapessi come desidero vedere lo stagno con te, rospo. Da oggi ogni tuo desiderio è un ordine. Come ti chiami, cara? Paddy. Non c'è nessun pericolo che rospo ci lasci, vero? Un istinto forte spesso può anteporsi a un altro.